opere di urbanizzazione primaria, perché al momento il comune in quel, diciamo, ad oggi non le ha ancora realizzate, è chiaro che non può pagare come colui che per scelta non edifica ancora. Ma se poteva sembrare una fase iniziale un problema di errore e diciamo di valore di mercato individuato nella delibera 54, oggi ritengo che sia più un problema di una mancanza di un regolamento che vada a correggere il valore di partenza. Chiaro che i cittadini non possono aspettare necessariamente i nostri tempi, è chiaro che noi non possiamo allo stesso tempo sperare in un contenzioso infinito con gli stessi cittadini calabrizzani, anche perché questo non lo vogliamo assolutamente. E allora potrebbe essere una soluzione, come proposto anche già in altri enti comunali, quello di allegare al regolamento IMU una serie di coefficienti di riduzione che vadano nel mentre si risolvono una serie di questioni di carattere urbanistico, vadano a rimodulare l'imponibile sul quale pagare poi il IMU. Mi pare, diciamo, la soluzione più ragionevole. Nel mentre aspettiamo, se non dovessimo riuscire per il primo appunto, ne parlavo con il ragioniere l'altro giorno, quello di integrare il regolamento IMU inserendo la possibilità di dare al contribuente la possibilità di proporci un valore, chiaramente sulla scorta di una relazione nella quale magari entrare quali sono i motivi per i quali lui non può edificare nell'immediato. Chiaramente l'ufficio li terrà più o meno validi e quindi acconsentirà un pagamento in misura ridotta, così come può ritenere quei motivi assolutamente, diciamo, futili e quindi non fondati. Questa è la strada da percorrere, però la commissione sarà sicuramente un lavoro complicato.